Maria Rosa e mi occupo di amministrazione. Faccio parte dell'organico della Vega da più di 30 anni. Io sono Ermanno, 12 anni che sono in Vega, mi occupo di torni, centri di lavoro a controllo numerico. Sono Alessio, sono il responsabile dell'ufficio tecnico di Vega. L'ufficio tecnico si occupa prevalentemente di archiviazione dei disegni dei clienti, la progettazione dei nostri prodotti e la progettazione delle attrezzature per l'officina. Alice, lavoro in Tecnoprints da 3 anni. Ho iniziato dopo l'università con uno stage di 6 mesi, poi ho avuto un contratto di 1 anno e poi da lì sono stata assunta. Manuel, sono in Vega dal 2000, sono ormai la bellezza di 12 anni che lavoro qui e quando sono entrato a far parte della grande famiglia della Vega, ho iniziato occupandomi del laboratorio della qualità. È 12 anni che sono qua, mi trovo molto bene e volevo lanciare un messaggio ai ragazzi delle medie. Vorrei dire che comunque non sempre dei lavori manuali sono meno interessanti rispetto a quelli impiegatizi, anzi delle volte è molto meglio stare in officina che stare 8 ore seduti al computer. Nel mio lavoro mi piace che non c'è mai niente di scontato e monotono, c'è sempre da imparare, c'è sempre da crescere e ogni giorno ci sono delle nuove sfide da affrontare. La tecnologia cambia, dunque c'è sempre da imparare. Dopo un corso professionale ho iniziato il mio percorso lavorativo con molto entusiasmo, con tanta buona volontà e con tanta voglia di mettermi in gioco. Non è sempre stato facile, ci sono state tante sfide, ma ci sono anche state tante soddisfazioni. Sono diplomato all'Istituto Tecnico Industriale ITIS. E diciamo che l'indirizzo è stato quello della meccanica, visto che era la mia passione. Diciamo che il consiglio che posso dare ai ragazzi che stanno studiando è quello sicuramente di specializzatevi, non stancatevi, ma pensate già che un domani sarete al lavoro e quello che state imparando adesso, un domani avrete la fortuna di riuscire a
ad applicarlo. Fate anche, se avete la fortuna di poter fare degli stage durante l'estate, questi sicuramente vi aiuteranno a scoprire meglio se l'indirizzo che avete scelto è quello giusto, e applicatevi. Mi piace molto il fatto di poter lavorare nel marketing e nel commerciale, quindi essere a contatto con molte persone, partecipare anche alle fiere e il fatto appunto di poter usare anche la lingua inglese, di essere a contatto con clienti esteri. Io consiglierei innanzitutto di analizzare bene le varie possibilità che hanno, di ascoltare ovviamente i consigli dei genitori, degli insegnanti o di altre persone più grandi di loro, ma poi alla fine di decidere con la loro testa. Mi piace appunto inventare soluzioni intelligenti, e che comunque inventare di prodotti vuol dire portare progresso, innovazione tecnologica. Ma per fare il progettista o il programmatore servono come minimo 5 anni di scuola superiore indirizzo meccanico. Poi per chi è più portato allo studio addirittura 3 anni di ingegneria meccanica o addirittura 5, sempre come facoltà meccanica. Grazie a voi. No, dopo taglio.